ciao. Lillo! Applausi. Ciao, ciao. Allora, come vedi, ecco, il modo per avere visibilità può essere... Ha funzionato, eh? Ha funzionato, lui non so se l'aspettasse così, cioè, nel senso, lui ne ha avuta molta di più di quanto... No, scusa, stavo parlando ancora, ero rimasto Perdonami, vabbè, ci sono vari modi di cercarla e di ottenerla. Nel tuo caso, veniamo a te, tu eri venuto qui, parlavamo di Richard Gere, che, come sappiamo, ha avuto una vicenda particolare, e tu pure avevi cercato visibilità sostenendo una teoria... Sì, che se non fai... quello che fa abitualmente hai più visibilità. Questa è una teoria giusta. Tipo Richard Gere, che avrebbe fatto il testimone al processo, esatto, anziché l'attore. Ecco. E l'altra volta io ho fatto delle cose che non faccio abitualmente. Ti chiedo, scusami, ti interrompo, com'è andata questa settimana? Dopo questa botta di visibilità che hai avuto? Allora, primo, nel condominio mi salutano tutti. E questo già è una cosa che prima non accadeva. Non mi salutavano proprio tutti, diciamo, qualcuno no. Adesso tutti, oh, Lillo, ah. Ho visto sua propaganda, sei molto visibile. Cioè, sei molto visibile, ti dicono come. Anche proprio sei molto visibile. Non ti dicono come hai suonato bene la chitarra, no? Sei visibile. E poi ho avuto una. Vabbè, questa è stata fortuna, una botta di fortuna vera. Sì. Perché ho assistito per caso, perché ero lì per caso, perché c'è mia madre che abita lì, a un tamponamento che è avvenuto a via Torpignattara, incrocio via Casilina. Uh-huh. E mi hanno chiamato come testimone. Una settimana, una grande settimana, è andata molto bene. Poi quello che dice, l'importante è testimoniare. Senti, e quindi come procediamo? No, adesso, sei appagato oppure... Ho capito delle cose. Che forse ancora meglio potrebbe... Perché io, vabbè, ho fatto delle cose che non so fare e le ho dichiarate. Però ancora meglio, secondo me, per essere visibili, fare quello che non sai fare, vabbè, quello, in questo caso lo sto dichiarando, però non andrebbe dichiarato, fare quello che non sai fare, però dicendo che lo sai fare, capito? Ah, ti spiego. Allora, per esempio, ho provato a fare dei corsi di tecnica di comunicazione, no? Mm. Che tra l'altro non so se avete il video. Abbiamo uno dei tuoi. Sì, allora, io non sono per niente né un sociologo né esperto in tecniche di comunicazione. Però ho fatto questo video che ha avuto una visibilità pazzesca, ragazzi, senza essere un esperto. Un tutorial fatto da esperto della comunicazione che spiega come ci si rapporta tra le persone, insomma, è roba di sociologia, psicologia. Facciamo anche vedere? Un po' di psicologia. Vediamo questo, per esempio. Ok, vediamo questo tutorial di Lillo. Quante volte vi è capitato di essere salutati affettuosamente da qualcuno che non sapete assolutamente chi sia e come si chiama? Ciao! E di non saper rispondere a questa domanda. Ti ricordi? E questo è quello che dovete fare per scoprire come si chiama. Vi conoscete? Ti presento il nostro regista. Piacere, Angelica! Ciao. Infatti ho detto non è possibile, quante l'abbiamo fatta? Ciao a tutti e alla prossima. Ah, ecco, basta veramente. È una tecnica che ho inventato da non esperto, effettivamente. E ne ho fatte varie, ce n'ho pure altre, volendo. Non so se vogliamo farle vedere, ma insomma... No, però cambio, questa è tecnica di comunicazione, insomma, ha a che fare anche con quelle cose tipo training che fanno nelle società, capito? Per insomma, relazionarsi bene con il prossimo, con un collega. Poi ho fatto anche cose di pura psicologia pure, ho fatto. E questo è sempre per avere più visibilità. Ecco, questa è un'altra, guarda. Ah, ma proprio una produzione? Sì, guarda. Questo è stato il lockdown? È stato... No, puoi capire la visibilità, guarda. Ciao a tutti, vi ripropongo questo tutorial importantissimo su come segnalare ad un gruppo che qualcuno sta dicendo una stronzata, senza farsi capire da chi la sta dicendo, ovviamente. Magari è il vostro capo ufficio o qualcuno con cui sarebbe sconveniente essere troppo espliciti. Simulate uno starnuto. Esempio. Ecco, sappiate che in questa azienda siamo tutti una grande famiglia. Bugia! Ecco, sembrava uno starnuto, ma in realtà ho detto la parola bugia simulando uno starnuto. Bugia! Se si esagera, potete anche simulare un colpo di tosse. E comunque in questa azienda siamo tutti uguali. È una cazzata! Ecco, questa si è capita. Ciao a tutti. Ok, questa...
La possiamo pure provare con loro, eh. E cosa vuoi provare? Aspetta. Allora, dai delle indicazioni chiare. Faccio una premessa. Siamo sempre in pieno di una pandemia, per cui starnuti e colpi di tosse, cioè, però, no, vai, vabbè, però vai, vabbè, no, con la mascherina, sì, con la mascherina, tutta la mascherina, tutta roba vostra. Beh, facciamo, vabbè, se non voglio, facciamo conto che sono, ecco, metti un politico che sta in campagna elettorale, dice una serie di cose in politichese, e poi chiude con la tipica frase, che ne so, ad effetto. Io ho finito questa fase ad effetto, voi dovrete reagire con o lo starnuto o il colpo di tosse a seconda della... Vanno a caso o se devono mettere d'accordo? No. Ma a caso succede un casino. Facciamo adesso, infatti. Facciamo lo starnuto. Quindi vabbè, fate conto. Abbiamo, no? Io dico uno starnuto sì. Da Covid. Cioè. Avete capito com'è? Non ve lo faccio vedere. Bucia! E così è più o meno. Allora sappiate che io faremo questo, faremo quest'altro, abbiamo in programma questo, abbiamo un programma quest'altro. Sali pure i numeri. Non ho finito. Allora, faremo questo. E poi, frase d'effetto, risolveremo in massimo 2 anni il problema della disoccupazione. Esatto, vedete? A che serve questo? Questo serve per mascherare questa cosa, perché delle volte è sconveniente, non... E poi vabbè, insomma, provare pure il colpo di tosse, facciamo una cosa ancora più esagerata. Allora faremo questo, faremo quest'altro, sarà così, sarà colà, vi promettiamo questo, vi promettiamo quest'altro, e poi impiegheremo quasi tutte le nostre energie a difesa dell'ambiente. Esatto. Sì. E non è il mio, capisci? Non è il tuo campo. Non è il mio campo, però questo è... No, perché psicologia? Perché combatte la frustrazione, capite, no? Cioè noi siamo frustrati quando non possiamo. Pensate, domani tutta la gente a starnutire e tossire negli uffici, proprio no, è il momento giusto. Non è il momento più adatto. Tutti a le finestre. Non è il momento più adatto. No, però vabbè, è suggerimento, per un ottimismo. Ok, hai altro? No, guarda, volevo solo fare... questo è un altro tutorial, che però lo facciamo adesso io e te, proviamo a farlo dal vivo. Sì. Questo è di... anche questo è... sì, diciamo che ha a che fare con la sociologia in qualche modo e con la comunicazione, perché serve sempre per non offendere chi abbiamo di fronte, perché è brutto, comunque dobbiamo essere sempre disponibili con il prossimo. Allora, mettete che qualcuno vi dice qualcosa, vi sta raccontando qualcosa di estremamente noioso, no? Come spesso capita. Allora, che succede? Non lo so, vogliamo fare una... Diego, dimmi, prova a fare una di quelle due domande un po' lunghe che fai agli ospiti. Okay. So allora, dura... ecco, allora vai. Tu fai questa cosa qua e io vi faccio vedere come simulare lo... Cioè, voi state per sbadigliare, vi faccio vedere come dovete fare per far sembrare che non è uno sbadiglio, vai. Ok, allora Lillo, grazie per essere venuto qua oggi. Il ruolo degli artisti, come sai, è sempre importante. Lo era nel secolo scorso, lo è anche in questo secolo. Poi nel piano di una pandemia, quanto è importante avere degli attori di riferimento, degli intellettuali come te, anche che ci danno un po' una visione del futuro, anche per le nuove generazioni. Poi questo periodo a casa... Senza ti blocco... E quando non avevo finito la domanda, comunque. Io. Quando finisci, vi faccio vedere quando finisci poi come sfogare lo sbadiglio, vai. Ecco. E i giovani delle generazioni, pensi che tu possa davvero rappresentare un punto di riferimento oppure no? Ma dai! Allora, ecco. Ma dai! Con ma dai svolti completamente, perché addirittura devi sbadigliare. Va bene, ragazzi, io non farò più l'attore. Ok, allora farò queste cose e andrò negli incroci, diciamo, circolerò per Roma beccando gli incroci dove è possibile che magari capiti un tamponamento. Qualora ti capitasse, sì. Comunque un'imitazione la faresti lo stesso? Per avere visibilità? Sì, ma perché male però la faccio, se la faccio bene. Tipo Macron. Ciao, sono Macron! Perfetto, è uguale. Lillo, Petrolo! Che fai, ti metti... Dai? Grazie Lillo. Allora...